finalmente si riapre la porta. Come stanno andando le vendite? Guardi, abbiamo aperto solo alle 10, quindi ancora presto, però sembra molto positiva la situazione. In centro c'è diversa gente, non me lo ricordavo così, quindi per ora soddisfatti. Farete orario pieno o orario? Come azienda orario continuato, 10-19.30 e ogni giorno compreso la domenica. Siete a regime completo come dipendenti? Sì, al momento sì, siamo riusciti a tenerli tutti e questo è un grande risultato dato il periodo. Com'è la sensazione? Abbiamo appena aperto, sicuramente gente in giro ce n'era anche le altre mattine che io sono venuto qua a fare qualche conto. E del resto era giusto, secondo me, riaprire, bisogna convivere in questa situazione perché comunque è vero la salute, ma anche la salvaguardia del lato economico delle imprese e delle aziende è una cosa abbastanza importante, quindi secondo me è giusto così, con le dovute precauzioni del caso, i disinfettanti, le mascherine, queste cose qui, e poi vediamo che cosa succede, insomma il governo terrà conto come si muove l'andamento delle curve epidemiologiche e da lì si deciderà. Sempre bello rivedere degli amici. Che cosa ne pensi delle misure imposte, di contenimento imposte dal governo? Che sono giuste e che se la gente non farà attenzione a breve risaremo nella fase 1. È stata lunga, sembrava che non finisse più questa quarantena. Quindi siamo qua ad aspettare i nostri clienti. Non mi fa impazzire girare troppo, ecco. Però forse sembra essere un po' ritornato, non alla normalità, ma quasi, dai. In coda per entrare in negozio. Sì, grazie. Sì, aspettiamo qualcosa. Grazie mille. Ricominciamo. Speriamo bene. Come un nuovo inizio, insomma. Speriamo che sia di buon auspicio per tutti quanti. Bisogna avere un po' più di accuratezza in quello che viene detto e comunque le misure di distanziamento, le precauzioni da prendere in questione. È difficile, lo posso capire, però essenzialmente sono necessarie, quindi bisogna rispettarle. Ecco.